Io penso che tutti conosciamo il maestro Gittis per la sua incredibile maniera di vita e di fare musica. La situazione è che situazione, e non è mia. No, noi, noi sapevamo che lei doveva incontrare i giovani. Così è scritto. Lei è ancora più giovane che i giovani da voi. No, io sono un po' vecchio. Unfortunately, la jeunesse n'a pas d'âge. L'âge n'a pas d'âge. L'âge, comment dire l'âge? Comment on dit l'âge? L'âge n'a pas d'età. Ok, what's your name? Luca. Ah, wonderful. Beautiful city, Luca. No, Lucca. Lucca è una città della Toscana. No. Lucca è un, solamente una città. Un sì? Un sì. Ah. Oh. io... Dare. Che cosa? No, assolutamente. Diciamo che il maestro è stato allievo di Jacques Dubois. Io non sapevo se io è stato allievo di Jacques Thibault o che Jacques Thibault è stato allievo di me. No, io voglio dire veramente, c'è in ebreo che dice si dice io ho apprenduto molto di miei professori, ma ho apprenduto just as much, anche molto, anche del mio allievo. Allora, io non so quando è allievo o professore, chi apprende voi. Io spero che sia il professore che dice il professore, non apprendere e non professore. Molto giusto. Però lei ha conosciuto Stanislaw Huberman. Quando io ero stato... Quando ero piccolo. Sì, ero ascoltato molto. È diventato, il maestro è diventato un pupillo di Huberman, che si parla di un arco temporale musicale gigantesco. Perché il maestro ha 90 anni, ma secondo me se lo sentiamo suonare ha ancora il suo vecchio vibrato, il suo famoso vibrato. Le devo assolutamente dire che sono 90 anni, tutto è giovane, a beautiful girl here, yeah, and you want to break all my chances. Il maestro secondo me ha mantenuto sempre, come adesso, una longevità musicale incredibile, perché io ho sentito su un piccolo estratto su Facebook che lui ha suonato Poema di Chanson a Londra, pochi anni fa. Pochissimo. Oppure i duetti di Bato con la signora Schwarzberg. Dora. Io ho studiato con Dora. Dora. E diciamo che ha mantenuto questa grandissima maniera di suonare. Io da bambino il primo disco che ho comprato è stato il suo, ce l'ho qua. Una storia proprio mia. E per me è un grandissimo onore stare qua vicino a lui, perché non sono mai riuscito ad incontrarlo. Il maestro, secondo me, sì, questo incontro non è stato organizzato molto bene, forse, perché lui pensava che fosse una masterclass. Adesso ho chiesto a mio figlio di andare a prendere il violino, così. Lei può sentire un ragazzo, un giovane? Vuole sentire un ragazzo? Sì! Questo è stato il mio primo disco, i concerti Sibelius e i concerti Masbro. Ah, sì! Non conosce questa edizione? Non lo so, si parla di... No, io conosco che una coppia così, che Sibelius e Bruch, ma questo gruppo
il primo disco che ho comprato nella mia vita. E mi ha affascinato tantissimo questa maniera di suonare su, cioè poi si conosce, non so, dalla televisione francese c'è una registrazione dal vivo del concerto di Tchaikovsky. Tchaikovsky, il concerto che lei suonò negli anni 60, una cosa del genere. Di una bellezza, di una passione unica. Era Tchaikovsky e Mendelssohn, dicevo. Ma non un disco, dal vivo. Ah, il concerto. Sì, dove? Dalla Radio France, che lei suonava negli anni 60. E poi ci sono tantissimi aneddoti, perché mi pare che quando lui, appunto, abita a Parigi, però insomma, è sempre stato molto colloquiale e molto disponibile con altri amici francesi, perché so che lui abitava davanti a una piazzetta, c'era un pittore francese, lui studiava in cucina, il concerto di Saint-Saëns, il primo che poi ha registrato. Lo so, parlo veloce. Quando lei abitava studiava in una cucina, mi ricordo. Cucina? Sì. C'è un video. La cucina, no, no, lei abitava in questa, c'è un video dove lei studia in cucina. E di fronte a casa sua. Non lo so. È una casa sono vieio hotel di vecchio hotel alberghi di Barè, sì, 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 sì. Sono in questo particolarmente Beaumarchais, sì, ha scritto Nozze di Figaro. Ah, ho capito questa cosa. Sono il risultato delle nozze del Figaro. E davanti a casa sua c'era questo pittore italiano, allora lui suonava un po' di Saint-Saëns, c'è questo video bellissimo. Lui studia. E lei era in questa casa? No, io ho visto un video suo. Ah sì. Ho visto un video suo. Dove poi davanti c'è questo pittore italiano e si parlano tra una finestra e l'altra. Sì, giusto? Arrigo. Esatto, Arrigo. Girolamo Arrigo. Siciliano. Esatto. E c'è tutta una maniera di fare particolare, come ad esempio a Siena. Quando lei andò a Siena negli anni 50, conobbe un certo violinista, Enzo Porta. Con il? Enzo Porta. J'étais amoureux de quelqu'un. Non, pas et à Siena, Siena, l'Accademia Chigiana. Esatto. E allora questo signore mi venisse italiano, che mi parlava di lei, conosceva 8 lingue, che insomma era particolare. 7-8 mi pare, no? Giusto? Io posso anche inventare poi a volte lingue, come che va. A un punto per lei già ho detto, no, cioè, è peccato che non c'è a registrare questa conversazione, veramente. Nessuno... Ma la sto imitando perché la Silvia Chiesa mi ha obbligato a venire qua, mi sento veramente abbastanza male. E così parla di Paganini. Secondo me la sua esecuzione del primo concerto di Paganini, c'è una registrazione molto bella, quella poi anche la campanella, straordinaria, cioè veramente a mio avviso, a mio pensiero, ricalca veramente il canone perfetto dell'interpretazione paganiniana, molto istintivo, molto virtuosistica, ma il famoso picchettato suo, il famoso picchettato e il vibrato. Vi dico, in questo video quando il maestro suona con il maestro Son, parlavo con Pessina, Sergio Pessina, parlavo con un appassionato di lei e Sergio dice basta una nota e si capisce il suo suono, basta una nota e si capisce esattamente chi è. Dunque diciamo in questo momento in cui forse le persone, diciamo tutti cercano un certo tipo di suono che ricalca un suono abbastanza standard, no? Ci sono tanti violinisti che una volta sentivi che c'era il suono di Oistrakh, il suono del maestro Gittis e Stern, cioè conoscevi esattamente la qualità sonora che
questi grandissimi interpreti avevano di loro, cioè, che hanno di loro, il maestro secondo me suona ancora, lei suona ancora un pochino. Non capisce tutto, ma... Lo chiedevo se lei suona ancora un po', lei che? Suona un po' il violino? Sì. E lei mangia? Io non lo conosco perché è la prima volta che sto vicino a lui, non l'ho mai incontrato prima di ora. Cioè, se queste risposte così argute, così fini, fanno capire che persona è. Cioè, nel senso, il violino è come mangiare, il violino è come l'aria, e questo è bellissimo. È unico, cioè, noi semplici, umili, strumentisti, secondo me bisogna imparare assolutamente da queste persone che sono per me eterne, cioè nel senso che un uomo di questa età, mi scusi maestro, ma che ha questa vitalità, questa vitalità mentale è straordinario perché appunto non si trovano queste persone. Poi parlando di violino, di musicisti. Ma io penso che quando parla di vitalità, la vitalità è sempre, noi sono questi che non sempre avete la capacità, la volontà o la capacità di ricevuto, ma il legato, il cosa vuol dire legato? È una cosa che è given to us, sempre è là, ma noi non... Mi sembra di parlare un po' come... qualche volta, unfortunately, prende un parte del gatto, che non è... E questo che per l'amore, per l'amicizia, per la cooperazione delle cose, e allora se fare le cose che non bisogna fare. Mi sembra di sentire parlare la signora Schwarzberg, perché anche Dora ha questa visione, diciamo, della vita musicale e come maestro, cioè nel senso che non è il dito, la nota, stonata, questo, quell'altro, no, è la concezione della globalità della vita, la quale comprende la musica, l'amicizia, il rispetto, giusto? Penso che quando bambini, quando children, quando viene al mondo, sono aperta e ricevuto tutto. E unfortunately, little by little, poco a poco, not poco a poco, crescendo, poco a poco, diminuendo, perché l'educazione, io penso è possibile che c'è una paura, che è parte dell'altro che sono già là, che perdere la posizione, che è questa che viene, ha vissuto talmente cose che voglio dare la possibilità non di avere le difficoltà. Io non so perché posso essere per in forma di generosità, di epargnare, ma io penso che grazie a Dio sono tutti un poco avvegli, come dire, ciechi, perché se non sapete da loro, i figli, che la gente dice, figli in advance, everything that's coming, what's the point of living? Noi sappiamo tutto che va a venire, lo può capire, le cose che si sa tutto,
pericoloso accorgersi. È bellissimo un video che ho visto, forse si può vedere, insomma, quando lui tanti anni fa creò un festival in campagna, sì, con un pianista famosissimo francese che suonava con lei la trota. La trota, lo suonava la trota? No, la trota di Schubert. Il contrabbasso, era Zubi Mehta, che è arrivato con il contrabbasso, che lo aiutava la moglie, così via. Oppure dei video dove era un festival estemporaneo. Cioè, e anche Jeremy Manuel. Sì. E poi lei ha suonato con Grappelli. Molto amici. Ho fatto delle trasmissioni insieme. Adoro. Come Silvia. Ci salto più forte. è stata quella signora là, ha cominciato a parlare. Stavo zitto, sì. Silvia. Silvia, sì, sì. Vieni Silvia. E mi ricordo un video molto bello quando il maestro parla con i bambini. E voilà, è il cancro della nostra epoca. Questo video. Non c'è, stop. Stop, non so maestro. Io sono uno che... Je te réponds plus tard, j'arrive. Vabbè. È bellissimo questo video quando lui parla con i bambini. Lui gli fa l'inizio del concerto di Beethoven con tutti i bambini attorno, no? E questi sono incantati da un suono di una bellezza, quell'aria, cioè come faceva Beethoven, no? Come suonava Beethoven proprio. E con tutti i bambini attorno, tutti incantati. E lui spiegava questo, quello, la musica, non la musica. Oppure c'è un altro video bellissimo quando lei, mi sembra che sia in Africa, e suona a torso nudo, un bellissimo guerriero di Gesù aveva, e suonava a torso nudo, in mezzo ai bambini anche lì, tutti curiosi nel capire che cos'è l'arco, il violino, le note, la musica. E lui con tanto garbo, tanto amore, spiega queste cose a questi bimbi. E mi ha lasciato veramente sempre molto... stupefatto da questa umanità che questo uomo ha sempre avuto, una grandissima umanità. Secondo me, io non lo conosco perché, vi ripeto, è la prima volta che lo vedo dal vivo e sono qua attaccato a lui, veramente. Però, diciamo, mi sembra una persona umilissima, semplice e di una disponibilità incredibile. Certo, lui è arrivato qua un po' incazzato e dice devo sentire delle canzoni, perché ovviamente essendo un grandissimo strumentista, un grandissimo musicista. Ma è una leggenda vivente, non è un grandissimo, è una leggenda vivente. Una leggenda vivente, wow. Cioè, ci stiamo rendendo conto di chi abbiamo davanti? Cioè, io vorrei solamente far notare che oltre che il violinista che tutti sappiamo, uno straordinario attore, perché io I know you are an actor, a beautiful actor, because I know it. You know, Shakespeare said, the whole world is a stage. Yeah, I know. And we are but mere players. I know it. Shakespeare dice, tutto il mondo è palcoscenico, misura per misura, measure by measure. E noi sono solamente attori in questo caso. Allora, and the greatest talents of all are the bambini, because they didn't learn how not to be an actor. Sono il bambino che non ha avuto ancora il tempo di apprendere how not to be an actor. Yeah, you know the story, they say, I don't want to say in which country, but some country that when the first time they played, was it Romeo and Juliet, when they said to be or not to be, I don't know, it's in Hamlet. Hamlet. And you know, they said, so l'attore di to be, or not to be. And the public said, be, come on, be. Bibi. Not Bibi Netanyahu, no. No. Non conosco. Il suo rapporto con Isaac Stern è stato
molto personale o solamente diciamo quando a volte vi trovate? No, no, sono, è stato molto, amici, molto lui è sua famiglia vera e ce lo trovava il figlio, no? Sì. Adesso il suo figlio David Stern vive a Parigi, solo perché è un brado o 60, io aschi, no, very close, yeah. Perché c'è un disco che avete, c'è un piccolo disco di un concerto di Vivaldi che avete suonato assieme. Sì, con quattro, cioè, è stato Isaac, Stern, lei, io, Idender e Schlomanzer e faccio vedere. Schlomanzer, mi pare. Ah, sì, faccio vedere. È bellissimo questo disco secondo me perché c'è il disco quattro veleni di Vivaldi, il classico. Il più famoso secondo violinista del mondo del quartetto famoso quartetto dopo da Piscotte what's his name? He was calling himself the most famous second violinist in the world. Come on. Non lo so, perché il quartetto di Budapest forse non è conosco. C'è qualche domanda? Sì, sì. C'è una violinista però che è arrivata, no? Chi? Una violinista che è arrivata, forse. Bene. Che vuole, può suonare per il maestro, se vuole. Sì, vuoi suonare? Sì. Scusate, era un maestro, c'è una violinista che suonerà. Allora, comprare il cacciano, va bene. No, stai bene. Ma vi posso continuare a parlare? Perché, sì, beh, no, dica, lui dica tu che quello che voglio. Ma sono triste che non. Che non si parla, che non si conversa. Sì, perché sarebbe una bella memoria, neanche. Ma lei ha una memoria meravigliosa. Se va bene. No. Sì. No, io chi ha la memoria, e se la memoria chi ha me. Forse bisogna. No, yes, good. No. Yes. Play that, you don't have to go there. Yeah, nice, everybody. Dove è il violino? Dove è il violino? Dove è il violino? Dove è il violino? C'è stato dai? Ah, no, no. Yeah. Sì? È il mio violino? Non lo so. Vabbè, allora il mio violino, io sono il suo violinista. Ah, lei è il violinista del mio figlio. Thank you.
Allora, come si chiama? Clarissa. Eh? Clarissa. Clarita? Clarissa. 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 I saw you yesterday. It's very beautiful. Thank you. It's like the dress is the way it should be played, because I'm a molto parlare italiano, io italiano non è sufficiente. Non ha l'occasione di parlare veramente. Lo sono come se devo essere e suonato. Like this. The essential is there, you know. The essential is sempre there. You know, you can go there, right? But it's here, and it's good. And you play it so naturally, just like telling a very short story. Corta storia, the una persona che si chiama, che è stato un padre di 23 bambini. Allora, mi parla di Bach, come è il Dio, Bach, avete 23 bambini, penso che andiamo a fare altre cose che sarebbe aperte da Bach. Era un uomo, come e tutto le giorno, because grazie per ora questo pietro per me è difficile perché è talmente semplice. Yes. And the things are much simpler than they look, kind of, you know. It's a pity when nobody's recording this whole conversation. That's a wonderful, I'm glad, I'm very happy. This is tomorrow I leave, that's my last meeting here. And it's very good to be with you already. Very good. And it, you know, you look, we should play the Beethoven concerto. The rest is history. And what you can't Cappuccino. Salvatore Cappuccino. Trovatore. Ma non è trovato. No, però è detto. Grazie a lei. Diciamo che questa, diciamo, se mi permetto di interpretare un po' quello che lui ha spiegato bene, cioè nel senso che quando si sente suonare il maestro è qualcosa di enigmatico, a mio avviso, nel senso che io adesso mi ha fatto lezione in questo momento, nel senso che questo esempio del concerto di Beethoven, che appunto quando lo suoniamo dobbiamo fare questo crescendo, questa cosa molto, quando sei la sua le ottave che hai il cuore qua, e poi continui a essere di un suono importante, una cosa del genere, no? E fare la soldato, si deve dormire, fa mi sono dormire, beh, dunque c'è un cavallo che va a 1000. Invece il maestro l'ha spiegato in una maniera semplicissima. Hai l'ottave, sali. Fammi reggio, con semplicità. E la semplicità poi sicuramente fa uscire ancora più l'animo di chi suona e la musica soprattutto. Infatti quel video che lui suona il concerto di Beethoven con i bambini lì, fa esattamente come l'ha spiegato adesso. Cioè, lui fa miso, mi redo, si dovrebbe vedere, fa una semplicità, sconvolgendo. E adesso ho fatto un collegamento di quello che io ho ascoltato in questo video e come ha spiegato l'inizio di Beethoven, oppure questa semplicità della linea melodica. È una bellissima chiave di volta, di lettura della musica.
Ecco perché allora io mi rifaccio un po', non so, non vorrei solamente parlare io, cioè nel senso che questo è il mio pensiero, però quando il maestro suona questi brani così, mi suona talmente libero che sembra che il violino faccia tutto da solo, per modo di dire, è lui che conduce la musica e il suo pensiero, però è talmente... È un punto di arrivo la semplicità, esatto. È un punto di arrivo. Esatto, è questa la cosa che ho sempre avuto il cruccio di dire, ma questo uomo come pensa la musica? Questo uomo come vede la musica, se la vede in un mondo reale o irreale? Mi ha dato in un attimo, per quanto penso io, una visione che a me rimarrà per tutta la mia vita, perché è talmente bello con la semplicità in cui l'ha cantato, è straordinario, cioè non è che è stato lì a dire ma questo appoggio, quello, quello, no, la frase musicale, la bellezza, è tutto il pensiero di quello che anche hai spiegato un attimino prima. È talmente bello che è tutto recuperato in questa frase che ha detto il maestro. Non è stato bellissimo una cosa del genere. Perché la semplicità di questa melodia, che non è così tanto semplice tecnicamente, perché è difficile questo adagio, questo andante, no? Le doppie corde, questo, le quinte, tutte cose importanti, no? Però come la dipinto, la semplicità. Quando ha cantato cioè, già questa prima battuta ti dice già il contesto in cui la pensa. Per esempio lui a volte ho sentito suonare la sonata in Do maggiore. In Do maggiore. Do, re, do, sola, sola, mi, fa, sola, fuga, mi. E questa fuga la fa in una maniera semplicissima. Sembra quasi di sentire un coro di monaci lontani che canta una cosa bellissima con una semplicità. E mi collego all'apprezzamento che ha fatto la signorina. Molto, molto semplice. Quelle cette phrase, vous êtes assez brûlière, vous sentez que ces routes, que dans sa peuple toute la vie, que a fait un poème, qui a dit ça? Hein? Qui a dit ça? C'était un jeune homme. Ha suonato, ha parlato, io non sapevo che questo è un po' no, non mi ricordo. C'est dans les femmes savantes, non? Comment? C'est dans les femmes savantes, non? C'est Monsieur Jourdan qui faisait de la prose sans savoir. Ah oui, oui, voilà. C'est Jourdan, vous savez. Ah oui, a dit que tu fais la prose. Mais je ne sais pas, tu m'as dit que c'est prose. Non, mais. Écoute, you are making me, I'm going to. Quite so, I hope it's not an. Adios, I mean, tomorrow maybe I don't know, maybe the whole world, so I don't know. But, it's very, very touching for me, very sort of molto emozionato il contesto che siamo riusciti a creare. Secondo me siamo noi grati a lei per tutto quello che ha fatto nella sua vita musicale, il messaggio che ha sempre portato a noi, insomma, siamo noi che dobbiamo ringraziare. Posso dire una cosa? No, volevo solo, perché secondo me è molto importante una cosa che a me... Un po' più. Sì, c'è una cosa che in un documentario dove c'è il maestro che recita appunto meravigliosamente, anche non facendo l'attore, ma poi comunque l'ha fatto in un film. No, c'è un documentario. Do you understand? No, non ho capito. No, I want to say it.
to the public a thing you said in a documentary. Ah, yeah. Ok. Stava facendo un esempio della sonata di Franck. Vous avez fait un exemple de la sonate de Franck? Oui. Il passaggio, adesso non ricordo, forse il secondo tempo, e lui faceva notare come in quel passaggio appositamente calasse la nota, calava la nota, siamo tutti musicisti suppongo, ah, sapete tutti benissimo cosa vuol dire. Nota. La calava. La calava, che cos'era? I don't know. You made the note. A little bit not in tune. Ah, sì. Oh, yes. Okay. Ah, yes. I know. Lo faceva apposta e spiegava. Yeah. Lo faceva perché, spiegava nel video, in questa maniera puntava molto di più l'armonia che c'era sotto e soprattutto il senso di smarrimento della frase musicale in quel momento lì. Quante volte a noi ci hanno detto sei stonato? Lui lo faceva appositamente per una faccenda espressiva. Poi ha fatto un attimo di pausa, era grande attore, ha detto: chi ha oggi il coraggio di fare una cosa simile? Come fa lui? Bravo. Non ne ha 90, ne ha 95 quest'uomo qua. Sì, lo so. Io sono sconvolto. Ok, cioè in 5 anni sarà un secolo, ok. Secolo arriva! Arriva rapidamente perché non posso attendere 100 anni per un secolo, ma è ridicolo. 100 anni per secolo? Ma che idiotismo. Io ho scritto ieri a un mio amico. I wrote yesterday to a friend of mine, yeah, who is violinist like me, you know, che venivo qui all'incontro e gli ho fatto vedere il video di 2 giorni fa dove lei sta scherzando con dei ragazzi in piazza Cremona. Ah! There is a video, ok, e io gli ho scritto: ragazzi, la firma col sangue ad arrivarci così a 95 anni. Do you understand? I want to sign like the devil with my blood for being as you are at 105. You know? Ah, se giornalista domani ci avanzate, yeah, here is a young filmmaker, he, you know. Yeah? Well, but unfortunately first of all he came late. Why? He's a filmmaker, I'm an actor as well, so you are an actor? Yeah, we have to speak. Well, a violinist and an actor, you know. I just as you. Leopold Shakespeare. Oh, hello. Hello. You okay. Follow me from Japan all the way here. Well, that's really a nice meeting. I must tell you something. It's really wonderful to be here. Very wonderful. That tomorrow I will be all alone. I'll be like an orphan with all these mothers and fathers here. Yeah, really. Un silence de vie, pas un silence de mort. Bravo. You're a show business. I'm show business. Yeah. Well, if you call it business, I'm
let's have dinner. I did show business. Well, maybe it is a business in some way. You know, one talks about business or something, yeah. Well, it depends what business. Are you busy or not? I have a daughter called Nessie. So her, we call her sometimes Ness. Ness in Hebrew is miracle. Yeah. Ness. And Nessie is my miracle, as I say. That's a word. But actually, what's in a name? What Shakespeare said, and something or another called by any other name would still smell the same. So what's in a name? I, my name Ivry, you know, is not my original name. But capisci what? Yes, you know, yes. Ivry, yes. Una, io ho dato il mio nome, questo nome. Il mio original, no, era Yitzhak Meir. Yitzhak è Isaac, Meir. Yitzhak is the son of Abraham in the Bible. And Yitzhak in Hebrew, in Hebrew, vuol dire lui che ride, a chi, chi ride, se lui chi ride. Perché Sara, il suo padre, che avete 90, più che me, 99 anni, io sono 98, un angelo è venuto a lui e dice, Sara, tu sei, tu un bambino, and she laughed. And the baby came, so she called him Yitzhak, which means he would laugh if I read it. And, but, no, I don't know, I don't remember what I wanted to say, you see, because I'm not. Simply, durante la guerra, io sono stato a refugee, war refugee, in England, because we were, with my, was a. Young boy with my mother in Paris to study, you know, and our friends, brothers and sisters of Goethe, Beethoven, Mozart, and all that, you know, came with not with da 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 da, but yeah, but he came with that too, yes. Well, da 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 da, we had to leave Paris, so. And we were refugees in England, and they expected the Germans to come. You know, don't worry, I have three children with a German girl. So it's okay. I'm not yep. I'm not anti-Semitic. You see. Anyway, but so we were expecting the Germans to come today. Everybody said, Isaac, you should change your name because if you. And I don't know, Gestapo man comes and says, what's your name? You say, Isaac. You know, I'm not going to change my name for this bandits, you know? Ah, come on. And one day I was in the smallest room of the house, for whatever reason you can imagine or not. And I said, okay, if I do change, it has to be the same initial, capisce? They will say, see your cambio, devo essere lo stesso iniziale e una nome, una parola ebreo. E ha parlato Ivri. Ivri vuol dire ebreo. E allo stesso tempo c'è un parte vicino di Parigi, una città che si chiama Ivri. Io non so perché. Simile anche a io dicevo che il Gestapo, what's your name? I say, even like, sorry, you know, like they're gone yourself, you know? Well, and everybody said, oh, Ivry, oh, wonderful. And everybody starts to call me Ivry. That's how I became Ivry, you know? So it's almost a joke. But then the whole bloody life is something. Gitlis is your, Gitlis is your real, true, sure name, yes? Yeah, but I. It's not my surname, it's my first name. Yes, it's my Christian. I understand, yeah.
I'm a Christian. Jesus was my compatriot, you know. It's very funny, but I mean, there we are. Somebody called me. Yeah? Appel Marquis. I don't know who, but somebody called me. Come over. First of all, this is Itamar Golan. There was another talented violinist which actually I met by chance a couple of days ago in the Piazza del Duomo, and I know him as a boy actually. I met him a few times in Belgrade. He used Don't to tell come, me you think it's my son. No. He used to come, we met by chance, he used to come to some concerts in Belgrade. He always used to come with his father. And after many years, I think it's almost 15 or 20 years, I saw him by chance in the marvelous Cremona Piazza. And he's here, and he would like very much to play for you. And he even especially ran to get the piano music. So we never played together, and I played the pieces that he would like to play for you. But he has the music also for me, so we would like to play for you. You don't like our talking, do you? No, we don't, but you can continue talking, of course. However, can we talk when you play? We were in the middle of things. I'm sorry, were we in the middle of... Really? Did I interrupt in the middle of... Okay. I don't know, maybe I interrupted in the middle of a discussion. No. I'm sorry. Yeah. But you did, but what can you do? I mean, sit down and relax. Yeah. What's your name? Robert Lakatos. Robbie Lakatos. Lakatos. You're not Robbie Lakatos. But his name is Robbie Lakatos. Oh, eh? His name is Robbie Lakatos. I know Robbie Lakatos. Yes. What were we talking about before? I mean, what were we talking about? I forgot now. How much time do you have? I have time. You have time? Yes. Okay, so let's do it. Let's have another moment of silence, and I'll tell you something. Actually, music is silence. Oh, but that's not sad. How do you do? Yeah, I go in the night, it's dark, I can't see anything. Oh my God, very interesting. And there are some paintings, I don't know who, of the skies, the gods there. And who did that? They have wonderful paintings, I can't remember who. Not Michelangelo, there's also something like that, but I don't know, of seeing from up there. Bereshit. Bara Elohim et Hashamayim et Haaretz Ruach Elohim Merachefet Apnei Toho. Is that true? And you know, is that the first words of the Bible in Hebrew? And it says, the beginning, God created the sky, earth and the sky, and the Spirit of God is floating over the abyss. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz v'ruach Elohim merachefet al pnei tohu. Just
Cioè, impressionante. You're such a great actor. Bravo! Such a great actor, you know. Una piccola considerazione. But maybe just nobody really feels it. Because a moment like that with you all here is so it's so eternal that we can only have it in a second. You know? A second. You know, it's like there's a nice little old anecdote like that. About a little old, very old Jewish man who had been living all his life in all God, living difficult life, no money, no bed, no food, and now he's at the end of his life, you know, and he says to God, I've lived all of my life, you know, and for you, 100 years. It's like 1 second, like, you know, what would it mean for you if you gave me, I don't know, just maybe I have maybe 2, 3, maybe 4, I don't know, years to live. Just at least 2 or 3 years where I can just be, you know, for you it's like a second. 100 years. So God thinks for a minute and says, oh, okay, let me think about it for a second. Cioè posso, è incredibile come questo grande artista. Eh? È incredibile come questo grande artista che lei riesca a ispirare il silenzio negli altri. I can't hear you. Come. Io non conosco l'inglese, però. What? Non conosco l'inglese. I know you. È incredibile, un grande uomo come lui riesca a ispirare il silenzio negli altri. Cioè, lui ha creato un silenzio assoluto con questo suo tono pacato. E questo è molto importante perché invita la riflessione. Volevo solo dire questo. Thank you.